La sindrome del tunnel carpale consiste nella compressione del nervo mediano a livello del polso alla base della mano. I sintomi che riferisce il paziente sono formicolio a livello delle prime tre dita, un dolore generalizzato alla mano e una perdita di forza durante le attività. Il trattamento riabilitativo ha lo scopo di andare a ridurre la compressione del nervo e questo si fa attraverso una terapia antinfiammatoria a livello dei muscoli flessori delle dita e del polso. E altro obiettivo del trattamento riabilitativo è di andare a insegnare al paziente dei esercizi di stretching del nervo e inoltre degli esercizi di scorrimento dei tendini e di allungamento dei muscoli flessori. Fondamentale è il confezionamento di un tutore fatto su misura in materiale termoplastico che permette di mettere a riposo l'articolazione del polso. Il trattamento riabilitativo è fondamentale dopo l'intervento chirurgico. Spesso i pazienti non vengono indirizzati da noi in un primo momento per fare la terapia. Il trattamento riabilitativo si basa su un trattamento della cicatrice, degli esercizi di scorrimento tendineo e inoltre degli esercizi di forza progressivi per riacquisire una funzionalità normale della mano.